Amatriciana, continuiamo con i piatti laziali. Buonissima, vediamo cosa ci serve, ok? Allora, per la nostra amatriciana serve guanciale, per due persone facciamo intorno ai 100 grammi, poi lo taglieremo a listarelle oppure a cubetti. E la passata di pomodoro, 300 grammi, pecorino romano, 100 grammi, un bicchiere di vino, ok? Adesso cominciamo a tagliare il guanciale, questo mettiamo qui. Questo mettiamo qui e tagliamo il nostro guanciale. Il vino anche spostato. Ah, mi sono dimenticato, forse non l'ho detto. Un bicchiere di vino, un bicchierino da caffè per sfumare dopo il guanciale. Allora, prendiamo il nostro guanciale, così lo prendiamo. Tanto io il pezzo con il pepe lo tengo perché a me piace molto. Però tolgo la cotenna, che già un pezzettino l'avevo tolta l'altro giorno quando ho fatto la carbonara. Ok, quindi tagliamo la cotenna. E poi la cotenna può servire anche per fare pasta e fagioli, per fare altri tipi di paste che sono buoni ugualmente. Anzi, vedete, c'è anche il pelo del guanciale qui, lo togliamo perché non è buono. Che vediamo se c'è qualche pezzo giallo da togliere che magari rimane un pochino rancido. No, è tutto buono. Ok, tagliamolo a listarelle così. Così. Poi lo facciamo ancora più piccolo a cubetti, eh? Ok, penso che ci siamo, eh? Un'altra fettina. Ok, così siamo intorno ai 100 grammi, forse qualcosina di più. Ok, poi lo tagliamo, mettiamo così prima che mi faccio male io, prima che mi taglio il ditino, così. Io li lascio sempre belli cicciotti perché a me piace, eh? Però voi se volete potete farli anche più piccoli, eh? Ok, così, poi per chi ha visto il video della carbonara, diciamo che li stiamo tagliando simili, circa un centimetro, ma qui stavolta va bene anche più piccoli o più grandi, come più piace a voi. Ok, ed eccoci qua. Adesso li andiamo a cuocere, a far sudare, in modo che lasciano tutto il loro grasso, tutto il loro grassetto, che poi condiremo il sugo e la pasta. Ok, ci vediamo fra un pochino. Allora, il nostro bucatino è già in cottura. Adesso accendiamo il fuoco. Ok, e mettiamo il nostro guancialetto come abbiamo fatto l'altra volta. Mettiamo così, mettiamoli separati almeno. Ok, così. Attenzione a non bruciarvi. Così. Mettiamolo bello attaccato alla padella, cerchiamo di metterlo separato, tanto poi quando lo giriamo, però intanto comincia a rilasciare il suo lievito. Ok? In mentre, ok, diamo una girata al nostro guanciale, che già, vedete? Già mi sta bello brustacchiando. Adesso lo giriamo così, così, così. Lo facciamo andare ancora un altro pochino. Vedete l'olio che ha cacciato? Lo stesso discorso della carbonara. Lo facciamo bello bruscare, bello diventare bello croccantino, croccantino, come piace a me. Così, tanto la pasta sta ancora andando, ancora ci vuole un po' per la pasta. Guardate che bello il guanciale, guardate. Vedete che sfrigolio che fa, fa un odore, ragazzi, impressionante. Quando è pronto lo mettiamo in una ciotola a riposare un po'. Io direi che ci siamo. Sì, bello croccantino croccantino. Abbassiamo un po' la fiamma, sennò gli schizzi arrivano a torbaglianica. Vediamo se riesco ad aiutarmi con questa. Facciamo scolare un po' e lo mettiamo in una ciotola. Anche questo. Ok? Così.
Ci riesco a metterlo tutto dentro, sì. Ecco qua. Facciamolo. Ecco, ho fatto una cavolata. Rimettiamolo dentro. Aspetta, prossimo. Ancora. Sta a piangere. Ok. Intanto si è squagliata pure a leccapentole, perché non è leccapentole, ma è... lasciamo stare. Ok, questo qui lo mettiamo qui a riposare un po'. Adesso nel... passiamo la fiamma, l'ho abbassata perché è molto molto calda, anzi spostiamola proprio, ci buttiamo dentro il sugo, ok? Così! Ah, che spettacolo, che spettacolo! Come cazzo di vestire l'acqua, eh? Così, almeno non sprechiamo niente, un goccio d'acqua. Ok, rimettiamola sul fuoco. Prendiamo un'altra ricca dentro, tanto questa ormai è da buttare. Qua c'è la sedia che me l'ero messa io per metterci le cose sopra, l'abbiamo tolta perché non si poteva guardare, me l'ero dimenticata. Poi, mentre si fa il nostro sughetto, così, vediamo un attimino la pasta a che punto è. Sì, pure la pasta ci siamo quasi, eh. Ok, vediamo se ci abbiamo... eccola qui. Non deve cuocere tanto, eh. Vedete che bello? L'olio del guanciale insieme al pomodoro. Lasciamo cuocere un pochino. Allora, nella ricetta della matriciana ci va anche un pezzettino di peperoncino, però a me non mi fa impazzire perché nel guanciale ho lasciato già parecchio pepe, quindi va bene così, per me, per i gusti miei, eh. Poi se volete, potete fare come volete, si dice ognuno a casa sua fa quello che vuole. Io cerco di rimanere più fedele alla tradizione, più fedele alla regionalità, ok? Sughetto, chiamalo a fuoco basso, già c'è, vedete, un po' schizzato perché era molto molto caldo l'olio. Allora mettiamo sopra un paraschizzi, così, e lasciamolo andare, tanto non ha tempi lunghi di cottura, eh? Ok, la pasta ci siamo quasi, manca un minuto, forse anche meno di un minuto, ora vediamo. Ah, guardate che bel bucatino. Ok, io direi che ci siamo. Il sugo per me può andare così, lo spengo perché sennò schizza dappertutto. Comunque il tempo di cottura è brevissimo, non è alto. Adesso ci andiamo a scolare direttamente la pasta dentro. Ok? Togliamo questo. Oh, guardate che bello, guardate che bello. Stupendo. Poi arriva un odore, ragazzi, impressionante. Ok, togliamo questo, lo mettiamo qua. E prendiamo il nostro bucatino. Poi il bucatino, per prenderlo, non è semplice, semplice, perché il bucatino è un po' stronzetto, diciamo, dai. Così. Dai che ci riusciamo, dai. È un po' scivoloso il bucatino, un po'... Dai che ci riusciamo, dai che ci riusciamo. Arriviamo anche con le pinze. Vediamo se riesco a prenderlo. Oh, poi se ne rimane uno dentro non fa niente, eh. Ok. Adesso cosa facciamo? Riaccendo il fuoco, diamo una bella giratina, poi a me piace bella sugosa, piace bella, quindi voi potete anche mettere meno sugo. Ah, guardate un po' che spettacolo. Allora, ho fatto un piccolo errore, un piccolo, insomma, non tutti ce lo mettono, quindi non è un errore grave.
Ho dimenticato di mettere il vino, però non fa niente perché è buono uguale, eh? Anzi, però se ci mettete a sfumare, quando levate il guanciale, mettete a sfumare un pochino di vino, viene ancora un po' più. Io adesso, per la fretta che mi si bruciava tutto qui, ho visto che stava cominciando a schizzare, non ce l'ho messo. Però non fa niente, non tutti ce lo mettono il vino, quindi non è obbligatorio, eh. Ok, spengiamo. Uniamo il nostro guanciale, che è rimasto bello croccante, quindi non ha toccato il sugo. Guardate un po' che bella, guardate. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. E ora mettiamo il pecorino. Pecorino, ragazzi, proprio a sentimento, eh. Proprio pecorino tanto, pecorino da, a me piace tantissimo, quindi proprio a sentimento, così, così, guardate che spettacolo, ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Adesso, oh, guardate un po' che bella, guardate, eh? Che dire, andiamo a impiattare e poi mangiamo. Allora, eccoci qua, andiamo a impiattare la nostra matriciana. Guardate che bella, ragazzi, venuta bellissima, anche se non ci ho messo il vino è venuta bellissima, che poi il vino è una sfumata per sgrassare un po', non è che serve proprio, però anzi, se non ce lo mettete rimane il sapore buono del guanciale, non trasmette quell'acidità. Allora, vediamo un po' il bucatino, lo sapete che è un po' carogna, quindi vediamo se riesco a prenderlo. Vedete, mi casca in continuazione, vediamo se riesco. Mannaggia la miseriaccia, eccolo qua, eccolo qui, ecco qui la nostra matriciana. Mettiamo un po' di sughetto con il nostro guanciale, così. Bucatino a me mi è antipatico proprio il bucatino, però mi piace. Molto molto buono il bucatino. Poi nella matriciana, come si dice a Roma, è la morte sua. E eccoci qua. Stupendo, stupendo. Bucatini alla matriciana. Alla prossima e buon appetito.